Oggi facciamo i cittadini per bene e cominciamo con l'educazione stradale. Vamos là! Oggi abbiamo qui con noi Mauro Sorbi. Mauro Sorbi è il presidente, dico bene presidente, presidente dell'Osservatorio Internazionale per la Sicurezza... Diciamo regionale, regionale. Sull'educazione stradale. Osservatorio regionale... Sull'educazione stradale. Esatto. Quindi lui tiene d'occhio i ragazzini, comincia a tenere d'occhio i ragazzini, li segue perché la prima che fanno, che trasgrediscono qualche norma stradale, ai tira di smataflow, no? Come si dice in francese. E oggi fortunatamente ce l'abbiamo catturato la nostra trasmissione perché? Perché ci darà delle pillole di educazione stradale, dico bene? Delle bustine, no, una pillola no, una bustina. È un granulato che si scioglie nell'acqua. Ecco, lei prima parlava proprio di ragazzini, noi cominciamo addirittura dall'età materna, con la patente del triciclo, che sembra una cosa giusto da ridere, però si può dire che i bambini, anche a quell'età, devono apprendere quando vanno nel parco. Io sono stato buttato sotto da un triciclo. Ecco. Quindi anche il triciclo è un mezzo di locomozione. Quindi cominciamo dalle materne per poi passare, diciamo, alle elementari e poi ai futuri guidatori. Oggi sta accadendo un fenomeno molto importante, che purtroppo l'educazione stradale sta scemando rispetto agli anni precedenti. Sono Pierpaolo e faccio il portapizza in scooter. Da qualche tempo ho conosciuto Claudia, quindi non parcheggio mai la moto davanti agli scivoli per disabili. E questo è un problema che riguarda, diciamo, non solo la civiltà che ci accompagna durante la giornata, ma ci accompagna anche nella vita. Il Monsignor Arcivescovo di Bologna, Zuppi, mi ha dato una frase molto bella l'altra sera dicendo che la spia di ciò che accade, diciamo, nelle famiglie poi si riversa nella strada. E quindi dobbiamo, in poche parole, darci una regolata oppure darci una mossa. Perché non possiamo più pensare che assistiamo, per esempio a Bologna, ma anche in altre città, ad una, come si può chiamare, una guerra tra i diversi utenti. Ed è una cosa che dispiace. Perché un dramma è quando uno è in automobile che insolentisce i ciclisti, che poi dopo va a casa, prende la bicicletta per andare a fare le cose, insolentisce gli automobilisti, ovviamente. Lei ha centrato l'argomento, cioè ognuno di noi quando indossa, io chiamo le magliette del pedone, del ciclista, del motociclista, perché tutti noi siamo un po' di tutte quelle magliette, apparteniamo, diciamo, e quindi pretende sempre di avere ragione, quindi si parte dal pedone che ha ragione quando attraversa la strada, dal ciclista che ha sempre ragione perché noi lo riconosciamo, è un utente debole, dall'anziano, dall'automobilista che casomai non osserva i limiti di velocità. Ciao, sono Emilio e sono un automobilista abituale. Spesso nel tempo libero vado in bicicletta, ecco perché ho imparato a guardare dietro prima di aprire la portiera. Ecco, tornando a questo discorso, una cosa che ci fa molto pensare, il fatto che a Bologna, in particolare nel capoluogo, nelle strade urbane, ci sia il 75% degli incidenti stradali. Ah, però. Quindi non capitano, diciamo, in centro, autostrada. Cioè in città. In città. Nel capoluogo noi abbiamo una media altissima di incidenti. E soprattutto negli ultimi mesi del 2018, abbiamo dei dati ovviamente provvisori, parla addirittura che queste vittime siano all'80% pedoni. E soprattutto questo viene da un grande problema che si aggiunge a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, che è la distrazione. Quando noi parliamo di distrazione pensiamo che sia solo il cellulare, ma in verità no. È, no, come si dice, come dicono quelle persone che sanno tutto, la domotica dell'auto. Ah, però. E quindi abbiamo il navigatore che in cambio di pochissime centinaia di euro si può trasformare in un DVD, in una televisione, quindi si guarda la partita, si guarda il film, e quindi ci si distrae e casomai non ci si avvede del pedone o del ciclista.
Ecco, dovremmo fare tutti, e noi lo facciamo o lo faremo, abbiamo già cominciato in Italia nel 2017, una campagna chiamata Fair Play, che come regione non possiamo sottacere il fatto che ci sia questa, diciamo, guerra, ma non vorrei chiamarla guerra, vorrei chiamarla una contrarietà tra le varie persone. Sono Enrico e la due ruote è la mia passione. Se piove, nevica o c'è freddo, però vado a piedi. Per questo sotto i portici e sui marciapiedi proseguo sempre con la bici a mano. E c'è anche un problemino che, mentre un tempo, io per esempio sono uno che ho preso 400 lire di multa perché al crocicchio fra Via Ugo Bassi, Via Rizzoli e Via Indipendenza non utilizzai il sottopasso. Attraversai la strada, mi fermò la signora guardia e mi disse 400 lire di multa. Ecco, però un tempo nei punti, diciamo, più trafficati, eccetera, c'era il pulismano, il vigile urbano, no? Che solo la sua figura oggi questo non esiste più, perché ci sono le videocamere, perché, insomma, per tante esigenze. Diciamo una cosa, che il vigile urbano oggi esiste, la Polizia Municipale di Bologna è veramente impegnata su tanti fronti. Ecco, questo. E quindi, casomai, non lo vediamo perché però vigila su di noi attraverso delle camere, ma anche attraverso la fisicità. Certo è che Bologna è diventata talmente importante come traffico, ricordiamo che è una città medievale, e quindi la convivenza, torniamo al discorso di prima, tra autisti di taxi, autisti di linee urbane, di extraurbane, di ciclisti, di automobilisti, fa sì che diventi sempre più difficile. Quindi la Polizia Municipale, che è impegnata anche in questo, ma è impegnata negli incidenti, è impegnata negli atti amministrativi, e diciamo che fuori, diciamo, se ne vedono di vigili, ma certamente non possono essere in tutti i punti della strada. Spetta a noi cambiare la cultura, perché razionalmente, diciamo la verità, quando noi passiamo col rosso in bicicletta o passiamo col rosso in macchina o andiamo più forte di quello consentito, razionalmente vediamo, è colpa nostra. Ed è una cultura che deve cambiare per il rispetto degli altri. Io sono Claudia e giro sempre in bici. Se necessario, però, la sera uso l'automobile. Quindi so bene che bisogna tenere le luci della bici accese. Anche perché poi non dimentichiamo una cosa, i costi che vengono, non solo costi sociali, che per Bologna sfiorano i 152 milioni di euro in un anno. In una regione come la nostra Emilia Romagna parliamo di 1 miliardo e 647 milioni di euro. Che diviso per tanti abitanti ci metteremo in tasca e avremo dalle nostre amministrazioni ovviamente più servizi. Certo. Pensate, è un punto di PIL in Italia. Vamo là. Questo è quanto accade. E allora, di fronte a questi dati, non possiamo far altro che innanzitutto ringraziare, come voi che vi interessate di dare una, diciamo, una figura all'educazione stradale, e aiutate così le tante forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia municipale, che vanno nelle scuole a insegnare quello che è l'educazione stradale. Sono Luca e guido il bus. Ogni tanto ho dei passeggeri speciali. Ecco perché so aspettare qualche minuto senza perdere la pazienza. Ecco, uscendo dalle scuole, visto che molti almeno delle vittime di piccoli incidenti stradali anche sono delle persone di una certa età, quindi al di fuori della scuola, perché l'anziano molte volte è anche un po' presuntuoso, io parlo da anziano, perché vaio sempre fa taxi, e allora, ecco, cosa si può fare in maniera che, perché lì si può invitare a prendere un Campari, quelle cose lì, fare per esempio nelle osterie di Bologna, fare dei momenti di aggregazione agli anziani e spiegargli che col rosso non si passa, che si mette la cintura, che ci si deve mettere le cinture. Le facciamo mettere anche al nipotino, casomai, quando va a scuola. E soprattutto a una certa età si smette anche di guidare l'automobile. Ecco, è un tasto delicatissimo. Noi in Italia, come regione Emilia Romagna, siamo quelli che abbiamo più, diciamo, 92enni in poi, patentati. Pensiamo che circa 700.000 sono i patentati in Emilia Romagna che hanno più di 70 anni. 700.000. E questa è una bella fortuna,
da una certa parte, perché vuol dire che la salute ci accompagna anche, diciamo, in periodi in cui prima ci lasciava. Questo è ancora una certa lucidità. Siamo diventati, siamo perché anch'io, importanti per le famiglie, perché accompagniamo i nipotini a scuola, a ginnastica, in piscina, quella. Però c'è un problema, che i nostri riflessi calano. Esatto. Quindi la Regione Emilia-Romagna e l'Osservatorio dall'anno scorso siamo partiti con una campagna che si chiama Liberi di guidare sempre. Nel senso che, come dicevi prima tu, nei punti di aggregazione, i centri sociali, abbiamo cercato in due momenti, uno teorico, perché è gente che sono persone che, come me, hanno preso la patente più di 50 anni fa. Quando c'erano delle altre regole. Assolutamente sì. E delle altre situazioni. E degli altri segnali. Per esempio, non c'erano le rotonde. Ciao, sono Angela e al lavoro ci vado a piedi. Se mi alzo tardi però prendo lo scooter di mio fratello. Per questo non uso mai smartphone quando attraverso la strada. Ah, e su queste le rotonde, per esempio, il secondo momento di questa campagna che noi facciamo, le autoscuole a livello gratuito, questa campagna va in onda, danno la possibilità di vedere come inserirsi nella rotonda, anche perché le rotonde sono diverse tra di loro, non tutte sono uguali. Ci sono quelle complicate, tre rotonde assieme. Perfetto, e quindi, ma questo vale anche per i quarantenni, sì. Anche per i trentenni, anche per i cinquantenni, cioè vale per tutti. Però gli anziani, che hanno una funzione, diciamo, importante, sono quelli a cui diamo diciamo, il valore più grande, che sono i nostri figli, i nostri nipoti, ecco, devono imparare. Poi il discorso sulla patente. Ecco, la patente probabilmente dopo 60 anni avrebbe bisogno di un refresh, sì, di un qualcosa di teorico e di pratico, partendo dalla sanità, dove un'autocertificazione oggi ci fa dire che siamo noi, non abbiamo nessun tipo di problema sanitario, casomai delle volte mentendo con quella crocetta di autocertificazione, e poi casomai il medico ci fa vedere una lettera e siamo promossi per altri due anni, tre anni. Ecco, quindi anche un refresh pratico che lo Stato dovrebbe praticamente mettere in atto. Anche l'autonomia però è molto importante per le persone anziane, ci si sente più forti con la patente. E quindi ben vengano queste regole che danno ancora più sicurezza stradale a, diciamo, alle persone che hanno i capelli bianchi. Ciao, sono Piera e a lezione ci vado in bus. Qualche mese fa mi sono rotta un ginocchio. Da allora cedo sempre il posto in bus a chi ne ha bisogno. Presidente illustrissimo, il tempo stringe. Io chiederei, così, un'ispirazione, la tematica della prossima puntata in cui ci ritroveremo, perché ci ritroveremo, no? Io innanzitutto vi ringrazio e ci ritroveremo, se voi lo vorrete, quando lo vorrete. La tematica per la prossima volta io ce l'ho già in testa, che è quella del rispetto delle regole normali, che una volta usavamo. Facciamo un esempio, oggi pochi mettono la freccia. Oggi la famosa battuta, la frase indiana. Esatto, esatto. Quindi si usa poco, diciamo, dire dove andiamo. Dove andiamo. E questa è un'educazione che ci ispira alla prossima puntata, dove parleremo delle cose più semplici da mettere in atto. Stare a destra quando si mettere gira. Mettere fuori la mano. E soprattutto una cosa, anche quando dice è passato col rosso. Beh, insomma, volevo dire, passare col rosso significa veramente, razionalmente, dentro di noi sappiamo di sbagliare, ma andiamo avanti. Quindi parleremo delle regole semplici da applicare. Benissimo. Ringraziamo Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio Regionale per l'Educazione Stradale. Vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana per altre notizie tanto importanti. Saluto, ragazzi. Saluto anche a me. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con orologio? Le gambe snelle, dormite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai, con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantatore? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Incontriamo una salita, io ti so... 5, 6, 7, 8.
alza na piga, compos un bei, alza cara in inglai, al soffia entro svei, che faccia simpatica, offi smorze la lu, sent mo che roba, che blu. Teatro Alemanni. Giovedì 5 aprile, ore 21, il Teatro Diffuso in collaborazione con la Wilt Emilia Romagna, compagnia Il Sogno, Fedò e Noi, scritto e diretto da Lorenza Fantoni. Fedò e Noi, in un susseguirsi di divertenti equivoci, colpi di scena e paradossali situazioni comiche. Novità assoluta. Venerdì 6 aprile, ore 21, il Teatro Diffuso in collaborazione con la Wilt Emilia Romagna, compagnia Aspirattori. Che cosa? Di Alberto Badiali, regia di Licia Navarini. Sembra sempre tutto chiaro quando le cose vanno per il verso giusto, ma qualcosa dietro l'angolo è in agguato per creare confusione e incertezza. Il chiaro può diventare buio e il caos farla da padrone. Il tutto condito con umorismo e simpatia. Una commedia divertente dove tutto può essere messo in discussione. Sabato 7 aprile ore 21 e domenica 8 aprile ore 16 il Teatro Diffuso in collaborazione con la Wilt Emilia Romagna, Teatro della Tresca, La guerra della signora Cesira, scritto e diretto da Gianluigi Pavani. Lo spettacolo ci riporta al lontano 1943. La storia della signora Cesira vi farà sorridere, commuovere e sognare, raccontando di una solidarietà umana più forte del dolore della guerra. Per chi ha vissuto quei tempi, per chi desidera saperne di più, faremo rivivere anche i sapori di allora. Alla fine dello spettacolo verranno distribuiti autarchici biscotti accompagnati dal carcadè. Pateate, andando a Marie, dopo te li un po' di cappa, e fammi irma a te, e po' a canostra, anche se belle la lu, a ciatrarmi braccia, socme che blu, a ciatrarmi brava, e qua sei clown blu. Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, Modena. Venerdì 6 aprile, ore 21, sette spose per sette fratelli. Sette fratelli, rudi boscaioli, vivono isolati tra boschi e monti. Stanco della solitudine, il maggiore di loro, Adamo, vuole prendere moglie. Conquista Milly, che però scopre presto di doversi prendere cura non solo del marito, ma di altri sei rozzi uomini disordinati e rissosi. Come nella favola di Biancaneve, trasforma la baita sporca dei boscaioli in una casa accogliente e insegna ai fratelli di Adamo l'arte del corteggiamento, così che anche loro possano conquistare una ragazza e sposarsi. Dopo mille vicissitudini, corteggiamenti, balli in paese, risse tra pretendenti, rapimenti di ragazze, valanghe in montagna e tanto altro, il lieto fine arriverà puntuale con sei nuovi matrimoni e una neonata. Mm-hmm.
Cinema Teatro Fanin, San Giovanni in Persiceto. Se credi che in un bosco deserto puoi sentire un concerto di rami, foglie lì là, se credi a tutto quello che senti, che ci sono troppi tormenti per fare ciò che ti va, prova a lasciarti un po' andare e vedere oltre al muro che c'è. Se credi che negli occhi di un bimbo ci puoi vedere quel mondo che sognavi anche tu, se credi che anche un soffio di vento possa rendere contento chi ha bisogno di più, prova a lasciarti un po' andare e vedere l'effetto che fa. Allora canta tutto ciò che ti incanta, questo è quello che conta. Una piga compos un bei al ciacare in inglai al soppia e trusvei che fata simpatica o fismorte la lui sent mo che roba. Allora adesso adesso siamo qui con Veronica, dico bene, buongiorno Veronica. Buongiorno. Grazie sì. Che ti sei prestata a questo esperimento, questo test. È un piacere. Oh, che bello quando mi dicono così. Questo test perché introdurrà una serie di trasmissioni per conoscere sempre meglio, imparare, cioè al bugnais, che non è un dialetto, è una lingua al bugnais. Pensate che del bolognese la grammatica è dentro a ben 260 pagine, quindi c'è da studiare uno che voglia impararlo. Dobbiamo dire però che c'è tanta gente che vuole imparare il dialetto bolognese. Noi abbiamo riferimenti
di persone che vengono dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, sono venuti con borse di studio per imparare il dialetto bolognese. Noi da questa settimana in poi vi proporremo settimanalmente niente meno che un corso di dialetto bolognese, ma ne approfittiamo per partire da un punto chiave. Bologna, il bolognese ha una tragedia, non ha il verbo amare. Non esiste un verbo nella lingua bolognese che abbia un'assonanza con l'italico amare. Io ti amo, in bolognese spolbrisa dir, non si può dire. E allora adesso vi dimostriamo perché. Dunque, qui abbiamo Veronica. Veronica, allora tu sapevi questa storia tragica del bolognese che non si può dire a proprio moroso? Io ti amo, tu lo sapevi? Sì, ne avevo un'idea. Ne avevi un'idea. E sapresti anche come si può dire a Bologna io ti amo? Sì, ne ho un'idea anche di quello. Dicelo mo. At voi ban. Sentite, anche le nuove generazioni sanno il bolognese. Perché? Perché ha studiato con noi il dialetto bolognese. Ci vediamo la prossima settimana. Base stridusi e brisa, potuneter qua, moda pateate, andando a Marie, dopo tele un po' di cappa, fammi ir ma te, e po' a canostra, anche se belle la luce, a tra ogni braccio, e so che è blu. Sei clown blue.